volte avete pensato adesso mollo tutto e cambio vita? Beh, c'è chi l'ha fatto grazie alla tecnologia. E benvenuti nel mio mondo. Mi occupo di allenamento insieme a mio marito e, come potete ben vedere, questo è un settore che presuppone la presenza, il contatto con le persone, cosa che nel lockdown non è più potuta accadere, quindi abbiamo dovuto reinventarci, come utilizzando al meglio il mondo digitale. Abbiamo quindi creato due servizi. Il primo è un servizio di allenamento online in diretta, quindi le persone si possono allenare con noi, contemporaneamente a noi, abbattendo solamente il limite dello spazio. Il secondo servizio invece è di allenamento online ma on demand, quindi come una serie TV. Le persone, quando meglio possono affrontare il momento dell'allenamento, quindi trovare un momento per prendersi cura di sé, potevano tornare a casa, accendere il nostro canale e l'allenamento e allenarsi. Quindi in questo secondo caso abbiamo abbattuto i limiti sia del tempo che dello spazio. Questo ci ha portato poi a creare dei servizi non solo riferiti ai privati e alle singole persone, ma anche iniziando a collaborare con le aziende, che piano piano hanno iniziato a chiederci dei programmi di welfare per i loro dipendenti, in modo tale da poterli aiutare ad allenarsi e a perseguire l'obiettivo del loro benessere, tutti insieme, senza però avere il problema né appunto del tempo né dello spazio. Quindi è stato un momento dove ci siamo reinventati, dove io in prima persona mi sono reinventata e ho capito che il mio lavoro poteva avere tante altre sfaccettature e che forse mi stavo anche autolimitando. Ciao!